Approvata ieri sera dal Consiglio regionale della Sardegna la proroga sino a fine anno del piano casa. Si tratta di un provvedimento che colma un vuoto legislativo. Ma l'obiettivo, secondo il presidente della quarta commissione, Giuseppe Talanas, è quello di dare a breve un nuovo piano casa. Nel periodo post-COVID sono maggiori da parte del popolo sardo le aspettative di provvedimenti, afferma Talanas. Non si tratta solo di una proroga che riguarda l'edilizia, ma di una vera e propria spinta economica per molte imprese isolane. Il nuovo piano casa verrà in contro le esigenze di tutto il territorio regionale, da quello costiero sino ai paesi dell'interno. Intanto, prosegue il Presidente della quarta Commissione, già da questa settimana continueranno i lavori per portare a termine un testo condiviso sul piano casa tra le forze della maggioranza, con l'augurio che si possa trovare un accordo tra tutte le forze politiche per il bene dell'isola. Bisogna tutelare la Sardegna, afferma ancora Talanas, ma bisogna tutelare anche i Sardi, mediante la salvaguardia e la valorizzazione del territorio. Abbiamo una grande responsabilità, conclude l'esponente di Forza Italia, soprattutto soprattutto per le generazioni future, ricordando che il piano Casa è solo una proroga, ora si deve lavorare alla nuova legge urbanistica.